La mia riconoscenza ancora all'Archivio di Stato e Musei Reali di Torino per i preziosi reperti che ci hanno fornito, alcuni dei quali, come veniva ricordato poco fa, di particolare pregio. Delle frontiere, la tutela dell'ordine pubblico. Qui vedremo una riproduzione del documento della registrazione della nomina del cavalier Gabriel Pictet, quale colonnello comandante del corpo, e restaurate dalla Guardia di Finanza, quelle che furono le prime bandiere della Legione Reale Piemontese. La bandiera colonnello e quella d'ordinanza assegnata nel 1815. Queste le origini della Guardia di Finanza. Da subito un corpo specializzato, dal Re di Sardegna alla Repubblica Italiana, dagli stati preunitari ai giorni nostri. Denominazioni diverse ad indicare sempre più parte. Di un'istituzione esemplare che è una risorsa strategica per il Paese e alla quale è intimamente legato e sicuramente profondamente grato. La storia del corpo è lunga ben 250 anni, come abbiamo visto, e riflette un percorso plurisecolare di crescita. Ancora ringrazio il Museo Storico della Guardia di Finanza, il generale Zannoni, suo presidente, nonché tutti coloro che a vario titolo hanno contribuito. Okay.